formale ma una laurea in stile americano con tanto di toga e lancio del cappello. È quello che hanno vissuto questa mattina 159 laureati dell'Università Cattolica a cui le tanto agognate lauree sono state consegnate direttamente in Duomo, una cerimonia in grande stile come è ormai di tradizione per l'Ateneo. Un giorno della laurea che certamente gli studenti non dimenticheranno mai. La messa è stata celebrata dal Vescovo Monsignor Ambrosio, ospite d'onore della giornata Stefano Bertuzzi, piacentino, laureato anche lui alla Cattolica, oggi direttore di una società americana di biologia cellulare, ha ricevuto l'Angel dal Dom e ha lavorato con Obama al progetto sanitario degli Stati Uniti. Vive a Washington, ma stamattina non ha voluto mancare alla cerimonia per infondere coraggio ai tanti giovani presenti. Pensate in grande, ha detto, e non abbiate paura delle sfide. Pensare al futuro, reinventarsi il futuro, farlo diventare quello che noi abbiamo nella nostra mente è il motore del mondo. La mia esperienza è stata all'estero, ma non è necessaria un'esperienza all'estero. L'importante è seguire le proprie opportunità, le opportunità che ci si trovano davanti e seguire i propri desideri, le proprie capacità, quello che si intende fare, dovunque questo sia. Anche Mauro Balordi, direttore dell'Università Cattolica, ha incoraggiato i neolaureati. Ci vuole molta determinazione, molta grinta, bisogna non fermarsi e non demoralizzarsi perché il momento è ovviamente difficile, molta forza di volontà, ma le opportunità ci sono ancora. Noi abbiamo dei ragazzi che sono stati assunti, sono laureati alcuni mesi fa, sono stati assunti, è molto importante anche come ci si pone nei confronti dei colloqui di lavoro, ad esempio, perché non arrivando preparati a un colloquio di lavoro, pur avendo delle ottime basi anche conoscitive, si sprecano delle opportunità. Lei che cosa consiglia ai giovani? Scommettere su se stessi e avere un progetto, avere un'idea sul proprio futuro, questo credo che sia la cosa più importante, e non farsi prendere dalle cose o subirle, ma cercare di condizionarle. Non è semplice perché i tempi sono duri, quindi è più facile forse a dirsi che a farsi, però ci sono tanti ragazzi, tanti dei nostri giovani studenti che lo stanno facendo.